Buongiorno, siete tutti pronti per cominciare a parlare dei vari plugin? Immagino di sì, abbiamo aspettato abbastanza e quindi cominciamo con il primo plugin. Innanzitutto dove si trova? Perché diciamo, qualcuno mi ha chiesto nei commenti dove si trova l'audio file processor. Qua. Quindi. Siamo nella nostra bellissima interfaccia, c'è questo piccolo pulsantino, se ci andate sopra il mouse dice Instruments Plugin. Clicchi, Audio File Processor, adesso puoi fare trascinarlo per metterlo nel Song Editor o nel Beat and Bassline Editor. Mettiamo ad esempio nel Song Editor. Quello che avete sentito poco fa è un piccolo stacchetto fatto con suoni registrati, elaborati esternamente e messi a suonare su Audio File Processor dentro l'AMS. Dunque, la schermata di Audio File Processor si presenta così, diciamo, abbiamo la nostra bellissima scheda plugin, la quale mostra il logo di Audio File Processor, la cartella da cui prendere il suono, per esempio ne prendiamo uno che dovreste avere tutti e quindi non si trova qua, ma si trova dentro la cartella di LMS. Non dovreste fare questo passaggio, in realtà si possono prendere in modo più veloce. Ora vi faccio vedere come. Samples. Ecco, per esempio, prendiamo uno string pad. Proviamo questo. Ok, adesso abbiamo creato il nostro string pad, vediamo come suona. Più che altro sentiamo come suona. Ok. All'inizio noto che il suo volume è un pochettino alto, ecco cosa ci serve, questa amplificazione che permette di amplificare il suono o di deamplificarlo. Ok, vedete quando io tocco una qualsiasi nota il suono viene riprodotto e viene riprodotto nella sua interezza, il che vuol dire che a note più alte corrisponde una velocità più alta, quindi una durata minore. Nella nota segnata con il tastino verde, il campione verrà riprodotto fedelmente. In questo caso stiamo parlando di 1426 millisecondi e quindi dura effettivamente un secondo e mezzo. Se invece suoniamo le note più gravi, è abbastanza evidente di come il suono sia più lento. Ok, queste manopolette accanto ci permettono di decidere quali sono il punto inizio e il punto di fine della riproduzione e questo punto centrale che si chiama appunto loopback, che adesso vedremo. Per esempio, io voglio riprodurre soltanto l'ultima parte. Esempio. Ora però io voglio che quest'ultimo lato, quello diciamo più chiaro, venga ripetuto e può essere ripetuto in vari modi. Posso ripeterlo in modo semplice. C'è questo piccolo click. Se invece io voglio, diciamo, togliere il click, potrei ad esempio ripeterlo da inizio, fine, fine, inizio, inizio, fine, fine, inizio, quindi avanti e indietro. Purtroppo ci sono ancora un pochettino di click, questi penso verranno risolti a breve. Il punto di fine appunto ci permette di decidere quanto sarà lunga la parte di loopback e quindi ad esempio in questo caso ho selezionato una parte di loopback molto più corta e vediamo qual è il risultato. Potrei renderla ancora più corta. Se
se non ci fosse questo click in mezzo, sarebbe abbastanza interessante il risultato. Diciamo, questa sarà una funzionalità che verrà aggiunta in seguito, la possibilità di non avere questo click. Però, insomma, per il resto abbiamo capito un po' a cosa servono questi oggetti. Abbiamo visto le due possibili modalità di ripetizione. Per esempio, se volessi applicarla a tutto il campione, mi basta mettere questo loopback a 0, e quindi in questo caso avrò ripetizione da inizio a fine, e in questo caso inizio a fine, fine inizio, quindi avanti e indietro. Non l'ho cliccato. Questa particolarità la possiamo utilizzare anche in un altro modo. Per esempio, potremmo accorciare la parte da ripetere così tanto da renderla un piccolo click. E quando noi metteremo a ripetizione questo click, otterremo questo effetto strano, che diciamo, dice, cosa ci serve questo effetto strano? Bene, proviamo, scusate il mouse che sto utilizzando, non è il migliore, come notato ho dovuto cambiare computer, che è il mio computer principale, in questo momento sta registrando la voce, quindi è ancora utile, però insomma, e il mouse che mi ritrovo non è un granché, quindi ogni tanto mi scappa qualche click in più. Abbiamo una lunghezza del campione, ad esempio, di 16 millisecondi, mi insegnate che la frequenza di un suono è misurata in Hertz. Hertz sono numero di oscillazioni al secondo. Se noi abbiamo una lunghezza di un campione di, per esempio, 50 millisecondi, vabbè, circa 50 millisecondi, ossia 0,05 secondi, 1 su 0,05 secondi dovrebbe fare 200 Hertz, e quindi se noi suoniamo al, ecco, si sente ancora il click. Proviamo a non far sentire il click con ancora meno millisecondi. Insomma, possiamo utilizzarlo per ottenere questo effetto strano. Ma insomma, questo non è oggetto del nostro tutorial. Quindi abbiamo capito più o meno come funziona l'audio file processor in sé. Vediamo adesso come l'ho utilizzato io. In questo caso io ho due tipi di utilizzo. Uno è come strumento, e quindi ho il mio suono. A questo strumento ho aggiunto tanto, tanto riverbero. Parliamo proprio di tanto, tanto, tanto riverbero. Senza riverbero suona così. Con il riverbero. Ok, e quindi sto semplicemente utilizzando l'audio file processor. Ho tagliato una piccola parte all'inizio perché mi interessava avere questa un suono più veloce e partisse subito. E ho anche aumentato un pochettino l'attacco nella scheda dell'inviluppo, in modo da avere un attacco leggermente più lento e evitarmi il click all'inizio. Generalmente i sample che utilizzate non dovrebbero avere click all'inizio e alla fine. Tuttavia, se voi spostate i punti di loop, o comunque il punto inizio e il punto di fine, potreste beccare un punto in cui la fase iniziale non è zero. Ci sarebbe da guardare meglio la forma d'onda, però sostanzialmente il suono non parte da zero. È un'informazione tecnica, se bisogna, diciamo, avere qualche strumento per capirla correttamente. Non partendo da zero c'è un piccolo click. Questo click lo potete cancellare. Aumentando un pochettino l'attacco, qui sembra verticale, ma in realtà, come si vede dal numerino, l'attacco è un pochettino aumentato. Se io non avessi alcun attacco, ci dovrebbe essere, tolgo anche il riverbero, un click. Proprio in questo suono, effettivamente, il click neanche si sente. Ok, diciamo che l'inviluppo l'ho utilizzato più per avere un certo rilascio. Non ho utilizzato funzioni. Ok, questo è il primo suono che fa da strumento, su cui ho improvvisato qualcosa mentre facevo suonare invece questo loop. Questo loop è fatto di vari suoni che ho creato io e che sono scaricabili gratuitamente in link a un altro video che vi metterò in descrizione.
insieme a tanti altri preset interessati fatti insieme a un mio amico. Ognuno di questi ha la sua particolarità, in particolare questo. Questo invece è così. Una cosa di cui mi sono dimenticato di parlare è il reverse. C'è la possibilità di mettere il suono al contrario, questo lo vediamo meglio dopo. Questi suoni li ho creati utilizzando il Novation Mini Nova attraverso un vocoder particolare che mi piaceva molto e ho sostanzialmente respirato sul microfono per ottenere questi suoni che qui utilizzo con un sacco di riverbero, ma che possono essere benissimo utilizzati senza riverbero. Li ho utilizzati in qualche musica che ho fatto, che ho pubblicato, tipo in Dame Jolie, che ho caricato sul canale RJ. Poi magari vi linko anche quello. E insomma, quindi utilizzate per questo. Rivediamo un attimo il discorso del reverse e proviamo anche ad aprire un campione attraverso la scheda dei miei campioni. Quindi siamo sempre nella scheda in cui abbiamo aperto l'audio field processor. Posso cliccare il primo pulsante, clicchiamo il terzo con questa nota musicale. E qui ci sono tutti i vostri campioni, che ci sono alcuni che vengono direttamente con l'LMS e altri che aggiungete voi nella vostra cartella sample sotto la vostra utenza. Io ne ho sia dell'uno sia dell'altro, ne utilizzeremo uno di quelli di fabbrica, in modo che ce l'avete anche voi. In particolare sono i drum synth, di consiglio, specie queste delle ultime due cartelle del TR-808 e TR-909, che sono due strumenti famosi d'epoca. No, aspetta, questo ride mi piace di più. Ok, quindi abbiamo questo suono. Va un attimo in distorsione. Ok, adesso non siamo più in distorsione. Ora, al posto di suonarlo dritto, potrei suonarlo al contrario. Chiaramente il colpo finale arriverà più velocemente se il suono è più veloce, cioè più acuto, arriverà dopo se è più lento, quindi se io suono esattamente un'ottava dell'altro. Questo diciamo era abbastanza chiaro. Se voglio evitarmi tutto questo attacco iniziale, e magari avere qualcosa di più sonoramente utilizzabile. Non so, sto improvvisando qualcosa. Anche qui possiamo utilizzare la ripetizione, che però devo aumentare qua il loopback. Perché non fa la ripetizione? Per un qualche motivo non ripete. Ora ripete. Ah, sono. Avevo messo questo. Proviamo a mettere un pochettino l'ottava e vediamo cosa ne esce fuori. Cose strane. Completamente utilizzato un suono in modo completamente diverso. Penso ci siano dei rumori di fondo che devo togliere. Comunque, questo è più o meno l'audio file processor. Spero che vi sia utile, diciamo, è molto utile perché serve per fare beat. Ad esempio, creiamo uno in 448. Togliamo questo kicker. Prendiamo un kick. Mi piace.
Volevo fare una cosa più interessante. Insomma, potete sbizzarrirvi per i modi utilizzando le varie funzioni dell'area file processor. Potete utilizzare effetti, potete utilizzare funzioni, potete utilizzare gli effetti, appunto gli effetti. Potete farci varie cose. Tempo fa ho caricato un video che si chiama Playing with Audio File Processor, in cui ho sperimentato appunto queste funzioni insieme all'audio file processor con alcuni suoni, fino a creare dei suoni completamente diversi da quelli utilizzati in principio, e a creare dei ritmi con poche note utilizzando le funzioni di function. Quindi, insomma, queste cose così. Bene, se ci sono domande, commentate. Se il formato di questi video vi piace, mettete mi piace. Se non vi piace, ditemi tramite commento cosa posso migliorare nel formato. Non so, troppo lunghi, o poche spiegazioni, se volete sapere qualcosa di più tecnico, riguardo alle cose, se volete qualche consiglio di utilizzo in più. Insomma, perché adesso comincerò a fare dei tutorial sugli altri plugin. Ho già pronto qualcosa per il Bitinvader, già pronto qualcosa per il FreeBOY, sto lavorando al kicker, però insomma devo ancora lavorarci, prima o poi registrerò e spero di caricare al più presto, quindi intanto fatemi sapere quali sono le vostre impressioni fino adesso. Va bene, vi lascio con la continuazione, uguale all'inizio, esattamente identico all'inizio, ma vi lascio con questo comunque. Thank you.